Benissimo, come ci si tendeva, Stefano ha messo in evidenza lo snodo culturale al centro di ciò che spesso siamo abituati a leggere solo come un problema economico o di altra natura, e credo che molto utilmente ci abbia ricordato una cosa che la nostra esperienza ci ripropone sempre, ma che forse condensiamo concettualmente con più difficoltà. Se un tempo pensavamo che si vivesse in un luogo, oggi sempre di più viviamo in grandi circuiti. E vivere in grandi circuiti, vivere per così dire abitando in un movimento, pone immediatamente quel problema di identità plurime che forse la nostra esperienza vive come qualcosa ormai di molto normale, ma il linguaggio della politica, del diritto, tende a vivere ancora come una complicazione insostenibile. E la seconda cosa che però vorrei passare anche all'attenzione di Umberto, forse nel corso di questi decenni abbiamo scavato nelle motivazioni dei vari progetti migratori, e forse sostanzialmente l'Occidente diffuso, le grandi nervature della globalizzazione hanno avuto un grosso prodotto culturale, hanno convinto il resto del mondo che si vive veramente solo in alcuni luoghi, che si vive a Milano, si vive a Lione, si vive a Parigi, si vive a Londra o in qualcosa di simile, mentre se sei a Yaoundé o Nouakchott non conti proprio niente. Ed è la molla che fa sì che spesso degli individui vitali, intelligenti, colti, che potrebbero anche vivere forse nel loro paese, pensino che soltanto all'interno di questi circuiti si possa effettivamente spendere le proprie fish per una propria soggettivazione significativa. Ma detto questo, passo la parola immediatamente a Umberto Curi. Non volevo occupare la postazione. Sì, buongiorno, bentrovati a tutti. Come è stato già accennato e come mi pare sia risultato già da questa prima fase del convegno, il progetto che è alla base della CISE di questa mattina è quello di mettere in campo una pluralità di competenze disciplinari diverse, con l'auspicio, con l'intento di poter valorizzare appieno questa pluralità per affrontare una questione così complessa e delicata qual è quella dei flussi migratori. In questo contesto io sono presente qui come filosofo e quindi nei limiti del possibile cercherò di indicare in che modo anche la filosofia abbia dei contributi da proporre per quanto riguarda il tema dei flussi migratori. Partirei a questo proposito da alcune considerazioni che troviamo nelle pagine di uno degli autori più importanti del pensiero filosofico contemporaneo. Alludo a Jacques Derrida, che ha dedicato in maniera particolare negli ultimi anni della sua vita alcuni saggi straordinari al tema dell'ospitalità, dell'altro e dello straniero. Voglio anche sottolineare preliminarmente, prima di leggere due o tre righe tratte da un testo di Derrida, che sono importanti queste considerazioni non solo per il loro merito specifico, ma direi anche e forse soprattutto per la personalità e la storia individuale di Derrida. Non dobbiamo dimenticare che egli era un ebreo algerino e ha vissuto quella che egli stesso ha descritto come una condizione di doppia esclusione. Nel 1943, mentre frequentava ad Algeri le scuole, la scuola pubblica, viene espulso per un decreto del governo di Vichy che aveva deciso di allontanare dalle scuole tutti coloro che fossero di famiglia ebraica.
quando poi approda nel territorio metropolitano francese negli anni 50, vive sulla sua pelle la condizione di emarginazione, di discriminazione di cui erano fatti segno coloro che venivano dall'Africa settentrionale. C'è anzi una battuta fulminante, a mio giudizio, che troviamo nell'opera di Derrida, Il monolinguismo dell'altro, che sintetizza bene questa situazione di doppia esclusione. Là dove Derrida scrive: ho una sola lingua e non è la mia. Ecco, le considerazioni che vengono proposte da Derrida, ripeto, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, possono aiutarci a impostare adeguatamente la questione che è al centro del dibattito di oggi. Allora, scrive Derrida, leggo semplicemente poche righe per poi passare subito a un commento. Si deve distinguere incessantemente il problema dell'ospitalità in senso stretto dai problemi dell'immigrazione e del controllo dei flussi migratori. E poi aggiunge: non è la stessa dimensione, sebbene le due cose, e cioè ospitalità e accoglienza, siano inseparabili. Vediamo perché e in quale senso sia necessario distinguere ospitalità da accoglienza. Perché, scrive Derrida, l'ospitalità in se stessa è incondizionale, cioè non è e non può essere assoggettata ad alcuna condizione limitativa, mentre l'accoglienza non può che essere legata alle contingenze storico-politiche e alle condizioni economiche di un determinato periodo. Da un lato, dunque, l'ospitalità come tale non può mai essere messa in discussione, perché, sostiene altrove Derrida, essa ci precede, ci costituisce nella nostra specifica identità, e dall'altro le pratiche plurali e diversificate dell'accoglienza non possono essere fatte immediatamente coincidere con l'ospitalità, anche se in tutta evidenza le pratiche dell'accoglienza non possono, non devono contraddire la nozione incondizionale di ospitalità. Non abbiamo qui il tempo per approfondire ulteriormente, ma si potrebbe osservare che la considerazione proposta da Derrida a proposito del tema dell'ospitalità, e cioè la sua anteriorità rispetto alle pratiche storicamente definite dell'accoglienza, è perfino, come dire, confermata, ulteriormente corroborata da elementari considerazioni di carattere linguistico. È stato già osservato da numerosi studiosi che nelle lingue di matrice indoeuropea il termine che indica lo straniero compendia in sé tutte le figure della alterità. Questo significa che quando io dico, ad esempio, in greco xenos o in latino hostis, sto certamente indicando lo straniero, ma sto indicando una figura che è immediatamente anche l'ospite, verso il quale io sono quindi tenuto alle pratiche dell'accoglienza e della ospitalità.
In questo senso la distinzione proposta da Derrida, io credo, potrebbe servire soprattutto se la traduciamo in termini probabilmente più accessibili come distinzione tra un'impostazione culturale di fondo alla quale accennavano molto bene dalla Zuanna e anche Guolo prima, cioè all'approccio culturale al tema del rapporto con l'altro, rispetto alle modalità che non possono che essere anche tecniche, mediante le quali viene affrontata la questione dell'accoglienza. Bene, se noi teniamo presente questo orizzonte concettuale delineato da Derrida e esaminiamo la legislazione vigente nel nostro paese sul tema dell'immigrazione, dobbiamo inevitabilmente raggiungere una conclusione particolarmente amara. La legislazione vigente, quella che passa sotto il nome di Bossi-Fini, ma non era affatto molto migliore quella che aveva i nomi di Turco-Napolitano, è certamente fra le peggiori, fra le legislazioni in vigore in Europa, e anzi si può dire, credo motivatamente, che essa è per alcuni aspetti centrali la peggiore tra le legislazioni attualmente in vigore. Ma badate bene, questa pura e semplice constatazione non si riferisce tanto al merito specifico delle norme indicate in questa legislazione, quanto a quella che sulla scorta di Derrida potremmo considerare essere l'impostazione culturale di fondo soggiacente alla legge Bossi-Fini. Anzi, si potrebbe qui sottolineare l'emergenza di un istruttivo paradosso. Lo dico molto in breve, cioè se esaminiamo comparativamente le legislazioni in vigore in altri paesi, noi potremmo constatare che dietro una facciata umanitaria, filantropica, talora ispirata a principi di moralità e di rispetto dell'altro, si nascondono delle norme concrete, attuative, particolarmente restrittive. Nel nostro paese la situazione è esattamente rovesciata, nel senso che le norme concrete hanno consentito e consentono tuttora, lo si è visto storicamente, l'accesso nel nostro paese di molte centinaia di migliaia di migranti, ma il tutto viene proposto all'interno di una impostazione culturale di fondo che è remotissima dai criteri di ospitalità indicati da Derrida. Se vogliamo dirla con qualche riferimento appena un po' più concreto, è sufficiente, a mio giudizio, riferirsi al titolo col quale un quotidiano, e bisogna dirne il nome, La Padania, commentava la strage, sì, appunto, ma commentava la strage che era avvenuta di migranti al largo di Lampedusa. Era un titolo a tutta pagina che diceva «Vittime del buonismo». Ecco, il messaggio culturale che è arrivato largamente nel nostro paese, anche veicolato dalla legge Bossi-Fini, è l'idea, io sono perfettamente consapevole della distinzione irriducibile tra bontà e buonismo, ma l'idea che essere buoni sia un disvalore, tanto quanto l'opposto del buonismo, e non riesco a vederne un altro se non il cattivismo, debba essere incoraggiato come regola fondamentale di organizzazione sociale e di riferimento nei confronti dell'altro.
Da questo punto di vista devo dire che ciò che si presenta apparentemente come un paradosso è diventata sensibilità diffusa, atteggiamento condiviso anche dalle forze politiche che dovrebbero ispirarsi ad una visione opposta rispetto a quella sostenuta dal giornale La Padania, e che cercano di dimostrare che in fondo un pochino cattive sono anch'esse, per poter puntare al consenso, in particolare al consenso elettorale dell'opinione pubblica. Ma per avviarmi alla conclusione, vi è un secondo e a mio giudizio più importante ragionamento che va proposto, un secondo paradosso che devo dire raramente mi è sembrato di cogliere nelle interminabili discussioni che sono in atto nel nostro paese su questo tema, e cioè sia da una parte che dall'altra la contesa politica e anche gli stessi dibattiti televisivi che registrano questa contesa politica è ossessivamente concentrata su un unico esclusivo punto, la questione degli accessi. Ciò intorno a cui si discute è se accoglierli o non accoglierli, se contingentare l'accesso, se indicare condizioni specifiche per l'accesso. Ad esempio, si è fatta strada ed è diventato senso comune una distinzione della quale qualcuno dovrebbe mostrarmi il fondamento, di carattere razionale oltre che etico, tra migranti economici e migranti richiedenti asilo, dove non si capisce perché dove appunto non si capisce per quale ragione il morire di fame sia meno di per sé importante che il morire perché si è sotto le bombe di una guerra civile. E in ogni caso tutta la discussione, badate perché dico che è un paradosso, è concentrato sull'unico problema che non ha una soluzione possibile, perché come Dalla Zuanna ha ampiamente dimostrato, i flussi migratori corrispondono a dinamiche che sono in larghissima misura inesorabili, rispetto alle quali le parole d'ordine di limitazione o di divieto degli accessi sono slogan dietro cui non c'è alcuna possibilità realistica di traduzione in pratica. Come è stato dimostrato anche recentemente dalla, diciamo così, inaugurazione di una nuova direttrice di emigrazione, se si chiudono o si crede di poter chiudere gli accessi da una parte, si creano immediatamente vie di accesso che percorrono itinerari che prima non erano percorsi. Allora, il punto decisivo è prendere atto, per tutte le considerazioni che i colleghi hanno così analiticamente esposto, che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno inesorabile e che con questo fenomeno noi, ma soprattutto le giovani generazioni, avranno a che fare ancora per decenni. Allora, perché accanirsi sull'unica questione rispetto alla quale in effetti non vi è soluzione politica possibile? Perché in questo modo si mettono tra parentesi le vere questioni che potrebbero e dovrebbero essere affrontate, e cioè che cosa fare il giorno dopo che sono arrivati, non per impedire velleitariamente un loro accesso, cioè quali politiche per la casa, per l'istruzione, per la sanità, per il lavoro, per la convivenza religiosa vengono messe in campo per evitare che la presenza massiccia di migranti vada in rotta di collisione con i legittimi interessi della popolazione autoctona. E allora io da tempo vado sostenendo un punto del tutto inascoltato:
come cittadini noi dovremmo pretendere da coloro che hanno responsabilità di governo e di amministrazione di non rispondere con slogan alle domande quali politiche sul breve periodo per disciplinare una presenza che è inevitabile, quale visione strategica soprattutto si intende prospettare visto che di qui a 10-20 anni il quadro delineato dalla Zuanna sarà la realtà, quali politiche concrete nel medio-lungo periodo, non gli slogan. E allora io credo che il passaggio che dovrebbe concretizzare un atteggiamento nuovo, diverso, realistico, non ispirato a questa perversa ideologia del cattivismo, sarebbe che tutte le volte in cui un amministratore chiude un kebab, licenzia i mediatori culturali, impedisce che gli appartamenti vengano dati in concessione ai migranti, gli si chieda: ma tu quale idea di società hai? Quale modello hai in testa? Qual è la strategia? Cosa sarà Padova di qui a 20 anni, quando un quarto della popolazione sarà costituita da migranti? Non chiacchiere, non slogan, non gesti a effetto, ma politiche definite che siano compatibili, ripeto, con gli interessi legittimi delle popolazioni autoctone e con politiche dell'ospitalità degne di questo nome. Dovremmo come cittadini pretendere sempre che questo accada. Ed è uno degli auspici che spero vengano da questo convegno.